La fabbrica delle idee, come tutti gli anni, organizza il giardino delle idee e nell'inverno 2010-2011 ha invitato anche Stefano Di Segni, che vi offrirà ora un'incredibile performance molto improvvisata, che ha preso tutti alla sprovvista, compreso le nostre telecamere. Nel salone delle feste del Museo di Storia Medievale Moderna, nel bunker sotterraneo che ci proteggerà anche in caso di fallout nucleare, qui siamo al sicuro e possiamo effettuare tutte le nostre cose. Abbiamo un ospite straordinario che ha, come dire, già nel nome dei latini, nome nomen, tutto, la professione, l'amore, l'impegno. È Stefano Di Segni, un grande disegnatore satirico. Facciamolo entrare, guardate, è un bell'uomo, è veramente un bell'uomo. Ecco, prego, mettiti pure a sedere. Dicevo, questo si perde sempre le scarpette rosse, ci ho fatto la copertina, okay. Sono diventata una specie di mondo Yuri di le scarpette rosse. E tu sei la suora. Ecco. Io vado. Dall'estrema all'altra. Io vado, mettici un po' di condizione. Non come prima, però. Magari prima. Questo riesce a leggere, grande, se c'è. A voi. Ubisunt! Me scarpette rubre de Prada! Ego voglio, me scarpetta sa rubras de Prada! Qui mi faccio un pedem, elegante e delicatum! Cristo, sempre se le è perse di nuovo, trovategliele! No, aspetta, faccio una risposta. Ma dai, a Cristo! Aiuto, a Cristo, lei risponde. Cristo! Sempre salutato! Sempre! Se le è perse di nuovo! Ubi sunt, ubi! Te scarpetta al vecchio, se no c'è massacra Maroni fino al vespro e quelli stanno per arrivare! Ricate mihi! Scarpetta sabubras, si no ego non exeo fora de toilette, et postea, ad multitudinis fedelarum, glielo esplicate vobis. Stanno salendo le scarpette, trovate ste cazzo di scarpette. Evidenza! Mi pente di colpo, trovate ste cazzo di scarpette. Eccole, eccole, le aveva prese padre Gheorghe per berci lo champagne. Qua, qua, qua! Quantum pulcre et sinuose sunt, mira quantum eleganti ter fasciunt malleolum. Sono pulcre, ma ora andiamo, presto! Santità, c'è la persona che volevo incontrare, prego, si accomodi, ma dov'è? Cucù! Ma è matto lei, è il papa questo, eh! E da più sdrammatizzare, una bella risata, ben comincia la chiacchierata! A proposito, la sapete quella del piede dei cantonisti? Allora c'è un ricchione terzo. Lasci stare! Quod dicet il uomo, et per quod ridet sempre. Parla francese, buon aiuti come l'ha detto. Lo mando a dirigere il traffico dell'escort. È latino, qui si parla solo latino. E che tu parli, capirai, stavo fresco. Se al liceo perdevo tempo con latino, non mettevo sul catering dell'ora di ricreazione. Beh, soldini. Non si che preoccupi, farò da interprete. Bene, gli dica che ora gli presento una gnocca da 100 punti. Premierus Italia dicit, quae nunc introducit mulierem, importantem. Maria Stella, vieni qua che ti presento il Papa, quando cazzo ti ricapita? Di ginocchia di su. Qui, devo proprio. Ma che hai capito, santità? Lei è il ministro della pubblica istruzione. Ista femina ministra pubblica istruzione, est. Ista? Ista. Cum illa face? Me captate per naticas? Che ha detto? Che dà la sua benedizione. Va bene, stringiamo, che sono già 3 ore che ho preso l'olio di fegato di mandrillo. Uno schifo, ma poi ti sta su che pare un patriot. Fra un po' finisce l'effetto, mi va sprecato un cargo di moldare. Perché ci avete convocato? Che bel posto, le guardie svizzere. Maria Stella, segui. Santitas, premier spedet motivationes del nostro appello. Dici premier? Quisumus mucho preoccupatos de relativismo culturale et quod facimus? Stamus a guardare mentre me maometano sette buddhisto, sette ebreo, sette primus qui se svegliant et inventat sum deum rubant nobis mercatum. Che bei tappeti! Maria Stella, Cribio, sta a sentire! Si perdemus exclusivam, perdemus pecuniam, postia quod facimus, vendemus immobiles, peccatum et sacrilegium sarebbet. Nos volemus, qui in pubblica scola, in nova religionis, sola dottrina cattolica docuta est.
considerata exit come storia e matematica, con voti senza bocciatura. Ha detto? L'ho capito bene. Io no, ho preso la laurea con punti benzina. In cambio? In cambio clavemus un oculo super tua sformicaciones et comportamenta. Qui non c'entra ante un emerito un penem cum valoribus Christianis. Si può fare. Ite in pace. Hai capito che devi fare, Maria Stella? No. Va bene, te lo spiego in macchina. Ora salutiamo, inginocchiati su. Devo proprio. Ancora? Sì, la est unum minister. Ego sum unum flip. Io vorrei che l'applauso andasse a questi due perché le stanno leggendo ora in diretta. Non si spengono le polemiche per la formidabile scorreggia mollata dal presidente Silvio Berlusconi nel palazzo dell'ONU durante la conferenza per la cessazione di tutte le guerre. Trombe di culo, sanità in corpo, è stata la risposta sorridente del nostro premier alla rimostranza del commissario ONU, che ha dovuto interrompere il suo intervento per la rimarchevole entità del peto. A quelli che contestano l'opportunità della sua poderosa manifestazione corporale, il presidente Berlusconi risponde: ho fatto per sdrammatizzare, via, si parlava di guerre. Aggiungendo, sono stato frainteso, dire che è stata una mancanza di rispetto per l'oratore è una cosa da imbecilli laureati in coglioneria, vadano a fanculo. Spero che ora non fraintendano pure a fanculo, è una carineria, in fondo. In studio con noi Vittorio Feltri, direttore di Libero. Feltri, un commento. Solo i bacchettoni della sinistra, che ci ha abituati da tempo al suo moralismo obsoleto e monodirezionale, possono scambiare, forse artatamente, una solare manifestazione di intatto rigore giovanile con una presunta irreale scorrettezza istituzionale. Domani Libero titolerà "Siamo tutti scorreggioni", sottotitolo "La solita puzza al naso della sinistra". Io credo che i comunisti radical chic, invece di scandalizzarsi mentre bevono champagne con ditino alzato, dovrebbero riconoscere che scorreggiare è un valore tradizionale del popolo italiano, quel popolo che Veltroni e la sua banda hanno ormai perso definitivamente di vista. Esprimo qui tutta la mia solidarietà al premier, sganciandone una anch'io. Scorreggiare pubblicamente diventa oggi un segno di appartenenza, un riconoscersi nell'Italia che lavora, produce e non ha tempo per fumisterie intellettuali. Grazie Feltri, ma sentiamo cosa ne pensano gli italiani, vi al servizio. Ma io sono d'accordo con Berlusconi, no, perché almeno ha fatto una cosa che la gente la capisce. Cioè, no, come altri politici che si capisce quello che dicono. Ma all'inizio ero rimasta un po' così, poi mi sono detta, dai, nella vita ci vuole un po' di umorismo. Guardi, devo andare, poi non mi interessa di politica, se l'ha fatta ci sarà stato un motivo. Come vedete, il paese reale, che ha già espresso la sua chiara preferenza, non vede niente di male nella scorreggia di Silvio Berlusconi, anzi, gli si riconosce. A me personalmente fa schifo, ma questo era andazzo e io devo lavorare. Buonasera.